con su sangre tras el atentado que sufrió en el aeropuerto de Manila, en Filipinas, el 28 de noviembre de 1970. El Santo Padre Francisco, en esta Santa Misa, estará revestido con la casulla que donaron a Pablo VI en su 80 cumpleaños. También utilizará un cáliz que le perteneció y su cruz pastoral.
Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebrant. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos a vitam aeterna. Beatissime Pater, ego episcopus Brixiensis, humilli mea sanctitate vestra, peto ut venerabilem servum Dei, Paulum Sextum, Papam, numero beatorum ad scribere benignissime dinieris. Giovanni Battista Montini nasce a Concesio, Brescia, il 26 settembre 1897, in una famiglia impegnata spiritualmente e socialmente nella vita religiosa e civile degli inizi del Novecento. Dai genitori, con la testimonianza dell'amore, gli viene trasmesso il senso della vita interiore e della preghiera, soprattutto dalla madre. Il papà lo educa all'impegno cattolico da perseguire con coerenza nella vita pubblica e all'attaccamento alla dottrina della Chiesa e al Papa. La sua vocazione al sacerdozio nasce nell'ambiente dei filippini bresciani della pace, nel contatto con la liturgia benedettina, in grande umiltà e con il senso del sacrificio e del dono. Per problemi di salute, poi superati, frequenta il seminario bresciano da esterno. Questo gli consente di partecipare più da vicino alle vicende umane, alla tragedia della guerra
e anche di approfondire la sua formazione teologica e culturale con contributi più ampi. Divenuto sacerdote il 29 maggio 1920, vorrebbe dedicarsi al ministero parrocchiale, ma viene chiamato a Roma. Si propone di approfondire la filosofia, ma viene avviato agli studi canonici e diplomatici, realtà che vive con fatica e grande fiducia nelle disposizioni della Provvidenza. Alla fine del 1923 entra nella Segreteria di Stato Vaticano e vi rimane per 30 anni, arrivando ad essere nominato sostituto nel 1937 e prosegretario nel 1952. Pure in situazioni di ufficio burocratico non facili, si impegna nella diplomazia con arte dell'ascolto e della costruzione della pace, ma soprattutto coltiva lo scopo di darsi tutto a Cristo sacerdotalmente. Svolge infatti il ministero nella parrocchia di Sant'Anna, nella chiesa di San Pellegrino. Assiste spiritualmente con interventi caritativi le borgate romane, fonda conferenze di San Vincenzo ed è apprezzato predicatore. Dalla fine del 1923, per 10 anni, è assistente della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, prima del Circolo Romano e poi a livello nazionale. A questi giovani trasmette una fede intelligente e libera, anche davanti alle opposizioni del regime vigente, una cultura assetata di verità e aperta al dialogo, una liturgia limpida ed elevata alla quale essi devono partecipare attivamente, una morale rigorosa ma confidente nel bene di Dio e dell'uomo, una carità fattiva aperta ai reali bisogni del prossimo. Nel 1933 vive con dolore le dimissioni forzate da questo incarico, ma sopporta la prova con umiltà, spirito di obbedienza e amore alla Chiesa. Dal 1955 al 1963 è arcivescovo di Milano. Questa forte esperienza di Chiesa di popolo e insieme di modernità lo vedrà impegnato con instancabile generosità nei confronti dei problemi della gente, in nomine domine, secondo il suo motto. Si occupa in particolar modo del mondo del lavoro, dei nuovi poveri creati dal boom economico, dei lontani, delle periferie. Fa elevare 123 nuove chiese, organizza per la città una grande e memorabile missione popolare, fonda nuovi uffici sociali e promuove nuovi strumenti di comunicazione. Il suo scopo è approfondire il nucleo vivo della fede e allargarne la forza evangelizzatrice. È nominato cardinale nel 1958 e prepara la diocesi al concilio. Il 21 giugno 1963, eletto successore di Pietro, inizia il pontificato ponendosi come modello San Paolo, l'apostolo sul quale ha meditato fin dalla giovinezza. Dimostra paziente tenace nel condurre a termine il concilio e soprattutto le riforme del post-concilio. Avvia la stagione dei viaggi apostolici, pensati nell'ottica della trasmissione della fede e dei principi di fratellanza cristiana. Promuove gli incontri ecumenici, realizzati come momenti di conoscenza e di carità. Vive un infaticabile e grandioso magistero per la pace. Si mostra sempre disponibile al dialogo, timoniere coraggioso della barca della Chiesa, che apre le vele dello Spirito al mondo, mantenendo con Cristo la rotta fedele ai principi. Tiene saldi i valori, soprattutto quelli legati alla difesa e promozione della vita umana, ma è sensibile alle difficoltà degli uomini e raccomanda la misericordia e il perdono. Segue con apprensione gli anni del terrorismo e stimola i fedeli ad esercitare con più forza il discernimento e il coraggio della fede. Mostra una grande disponibilità sociale e una compartecipazione affettuosa alle sofferenze dei poveri, per i quali lancia un grido d'angoscia e un appello a tutto il mondo.
soffre la crisi della fede e delle vocazioni, ma prospetta sempre la croce come via alla risurrezione e invita con forza tutti i cristiani ad esercitare la speranza e a vivere nella gioia dello Spirito Santo. Muore il 6 agosto 1978 nella festa della Trasfigurazione, rivolgendo un ultimo appello all'unità della Chiesa per la quale offre la sua vita ed esprimendo un incrollabile amore per il mondo e per l'uomo. Nos, vota fratris nostri Luciani Moninari, episcopi Vicensi, nec non plurimorum aliorum fratorum in episcopatu, multorumque Christi fidelium esplentes, de congregationis cae causi santorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Paulus Sextus, Papa, beati nomine in posterum appelletur, eiusque festum dia vicesima sexta septembris, in locis et modis iure statutis, quotanis celebrare possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Beatissime Pater, ego episcopus Brixiensis, gratias ex animo sanctitate vestre ago, quod titulum beati, odie venerabili servo Dei Paolo VI Pape, conferre dignatus es.
Preghiamo. Omnipotens et paterne Deus, fac nos tibi semper et devota angelere voluntatem, et maiestate tue sincero cor de servire. Per Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dal libro del profeta Isaia. Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: io l'ho preso per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome. Ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c'è alcun altro. Fuori di me non c'è Dio. Ti renderò pronto all'azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Verbum Domini. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Sopra tutti gli dèi, tutti gli dèi dei popoli sono un nulla. Il Signore invece ha fatto i cieli. Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, portate offerte ed entrate nei suoi atri. Grande Signore, e gloria mi nome.
prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra le genti, il Signore regna. Egli giudica i popoli con rettitudine. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios, Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presente en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido y que, cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. Verbum Domini. Deo gratias. Thank you.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore habeunt est Pharisei concilium inierunt, ut caperent Iesum in sermone, et mittunt ei discipulos suos cum Herodianis dicentes: Magister, scimus quia verax est, et viam Dei in veritate doces, et non est tibi cura de aliquo, non enim respicis personam hominum. Dic ergo nobis qui tibi videatur, licet censum dare Caesari ad non. Cognita autem Iesus nequitia eorum hait, quid me tentatis hypocrite. Ostendite mihi nomines macensus, at illi obtulerunt ei denarium, et hais illis, cuius est imago ec et suprascriptio. Dicunt ei Caesaris, tunc hait illis, redite ergo quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo. Verbum Domini. Yes.
Abbiamo appena ascoltato una delle frasi più celebri di tutto il Vangelo. Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quel di Dio. Alla provocazione dei farisei che, per così dire, volevano fargli l'esame di religione e condurlo in errore, Gesù risponde con questa frase ironica e geniale. È una risposta ad effetto che il Signore consegna a tutti coloro che si pongono problemi di coscienza, soprattutto quando entrano in gioco le loro convenienze, le loro ricchezze, il loro prestigio, il loro potere e la loro fama. E questo succede in ogni tempo, da sempre. L'accento di Gesù ricade certamente sulla seconda parte della frase. Rendete a Dio quello che è di Dio. Questo significa riconoscere e professare di fronte a qualunque tipo di potere che Dio solo è il Signore dell'uomo e non c'è alcun altro. Questa è la novità perenne da riscoprire ogni giorno, vincendo il timore che spesso proviamo di fronte alle sorprese di Dio. Lui non ha paura delle novità. Per questo continuamente ci sorprende, aprendoci e conducendoci a vie impensate. Lui ci rinnova, cioè ci fa nuovi continuamente. Un cristiano che vive il Vangelo è la novità di Dio nella Chiesa e nel mondo. E Dio ama tanto questa novità. Dare a Dio quello che è di Dio significa aprirsi alla sua volontà e dedicare a Lui la nostra vita e cooperare al suo regno di misericordia, di amore, di pace. Qui sta la nostra vera forza, il fermento che la fa lievitare e sale che dà sapore ad ogni sforzo umano contro il pessimismo prevalente che ci propone il mondo. Qui sta la nostra speranza, perché la speranza in Dio non è quindi una fuga della realtà, non è un alibi, è restituire operosamente a Dio quello che gli appartiene. È per questo che il cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita, con i piedi ben piantati sulla terra e rispondere con coraggio alle innumerevoli sfide nuove. Lo abbiamo visto in questi giorni durante il Sinodo straordinario dei Vescovi. Sinodo significa camminare insieme. E infatti pastori e laici di ogni parte del mondo hanno portato qui a Roma la voce delle loro chiese particolari per aiutare le famiglie di oggi a camminare sulla via del Vangelo con lo sguardo fisso su Gesù. È stata una grande esperienza nella quale abbiamo vissuto la sinodalità e la collegialità e abbiamo sentito la forza dello Spirito Santo che guida e rinnova sempre la Chiesa chiamata senza indugio a prendersi cura delle ferite che sanguinano, a riaccendere la speranza per tanta gente senza speranza. Per il dono di questo sinodo e per lo spirito costruttivo offerto da tutti, con l'Apostolo Paolo rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi,
ricordandovi nelle nostre preghiere. E lo Spirito Santo, che in questi giorni operosi ci ha donato di lavorare generosamente con vera libertà e umile creatività, accompagni ancora il cammino che nelle chiese di tutta la terra si prepara al Sinodo ordinario dei Vescovi del prossimo ottobre 2015. Abbiamo seminato e continueremo a seminare con pazienza e perseveranza, nella certezza che è il Signore a far crescere quanto abbiamo seminato. In questo giorno della beatificazione di Papa Paolo VI mi ritornano alla mente le sue parole con le quali istituiva il Sinodo dei Vescovi. Scrutando attentamente i segni dei tempi, cerchiamo di adattare le vie e i metodi alle accresciute necessità dei nostri giorni e alle mutate condizioni della società. Nei confronti di questo grande Papa, di questo coraggioso cristiano, di questo instancabile apostolo, davanti a Dio oggi, non possiamo che dire una parola tanto semplice quanto sincera ed importante. Grazie. Grazie. Grazie, nostro caro e amato Papa Paolo VI. Grazie. Grazie per la tua umile e profetica testimonianza di amore a Cristo e alla sua Chiesa. Nelle sue annotazioni personali, il grande timoniere del Concilio, all'indomani della chiusura dell'assise conciliare, scrisse: «Forse il Signore mi ha chiamato e mi tiene a questo servizio, non tanto perché io vi abbia qualche attitudine o affinché io governi e salvi la Chiesa dalle sue presenti difficoltà, ma perché io soffra qualcosa per la Chiesa e sia chiaro che Egli e non altri la guida e la salva». In questa umiltà risplende la grandezza del Beato Paolo VI, che mentre si profilava una società secolarizzata e ostile, ha saputo condurre con saggezza lungimirante e talvolta in solitudine il timore della barca di Pietro, senza perdere mai la gioia e la fiducia del Signore. Paolo VI ha saputo davvero dare a Dio quello che è di Dio, dedicando tutta la propria vita al compito sacro, solenne e gravissimo di continuare nel tempo e sulla terra la missione di Cristo, amando la Chiesa e guidando la Chiesa perché fosse, nello stesso tempo, madre amorevole di tutti gli uomini e dispensatrice di salvezza. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Let us now reflect in silence for a few brief moments. Meditemos brevemente en silencio.
Fratelli carissimi, eleviamo al Signore la nostra voce e chiediamo che con l'aiuto della sua grazia in tutto sia glorificato Dio. Sanctu, 求你以显圣容之光，光照教会你的新娘。 让你的美丽容颜闪耀人前。 Dominum de precedens.
soutiens, Seigneur, l'œuvre des missionnaires de l'Évangile avec la certitude de la foi, et que tous sachent que toi seul es nécessaire à la vie de l'homme. Pabanalin ninyo, Panginoon, ang ugnayan ng lahat ng pinag-isang dibdib na mag-asawang Kristiyano ng inyong mapagpalang presensya, at panatilihin ninyong ligtas at malayo sa anumang karahasan ang dignidad ng lahat ng mga musmos at matatanda. Lord, make known to all the wisdom of your cross by the witness of the martyrs and those who suffer persecution. May political leaders all wield power, forsake the paths of hatred and war. Ongoza e Bwana, wasanii, wanasayansi, na watu wa tamaduni mbalimbali, kuwa na hamu ya kweli, ili wote wachangie ujenzi wa ustaarabu wa upendo. Signore Gesù, per intercessione del Beato Paolo VI, che con la sua vita ci ha insegnato l'amore appassionato a te e alla Chiesa, accogli la nostra preghiera e colmaci della tua presenza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Orate fratres, ut meum adversum sacrificium, acceptabili fiat apo Deum Patrem omnipotentem. Sacrificium Dominum sacrificium de manus tuis, ad alma gloria nomini sui, ad notate quoque nostra, locius quae ecclesiae sua sanctae. Tribue nos Domine quesum, donis tuis liberamente servire, ut tua purificante nos gratia, iste in quibus famulabor mysteris imundemur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Ver dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, Omnipotens Aeternae Deus, in quo vivimus, movemur et sumus, a cui in hoc corpore constituti, non solum pietatis tue quotidianus et primerum affectus, sed eternitatis essiam pignora iam tenemus. Primitias enim spiritus aventes, per quem suscitasti Iesum a mortuis, pascale mysterium speramus nobis esse perpetuum. Unde et nos, cum omnibus angelis te laudamus, iocunda celebratione clamantes. Sanctus es Domine, et merito te laudan omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesu Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad ocasum, oblatio munda offerator nomini tui. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ac munea quetivi sacranda de tulim, e odem Spiritus sanctificare dignere, tu corpus e sanctus, e tui Domini nostri Iesu Christi, cui un mandato ec misteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens, benedixit,
fregit, dedique discipuli suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meu, quo pro vobis tradit. Simile modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, dedique discipuli suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, o facite in meam commemoratione. Mysterium fidei. Memore sigitur Domine, eius infili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius advento, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice questus invasione ecclesiae tua, et agnoscens hostiae, cui voluiste immolazione placar, concede ucui corpore et sanguine fili tui reficim, spiritus et santo repleti, unum corpus et unum spiritus, inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis, cum Beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, cum Beato Iosef eius Sponso, cum Beatis Apostolis Tuis et Gloriosis Martiribus, cum Beato Paulo et Omnibus Sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. Ec hostia nostre reconciliationis proficiat quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Voti suius familiae quam tibi astare voluisti ad esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur. Per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen.
precepti salutaribus moniti e divina istituzione formati, audemus icere. Libera nos quaesumus Domini ab hominibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam, pacificare e coadunare digneris, qui vivis e regnas in saecula saeculorum. Pax Domini, sit semper vobis. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Ce aius ei, ecce qui toli peccata mundi, beati che acceren ani invocati sunt. Solo e polifonico, senza capire.
Rimaniamo alcuni istanti in silenzio orante. Let us keep prayerful silence for a few brief moments. Guardemos silencio por unos instantes y permanezcamos en oración. Oremos. Facnos quaesmus Domine celestium rerum frequentatione proficere, ut in temporalibus beneficii sanent, et erudiamur aeternis. Per Christum Dominum nostrum. Cari fratelli e sorelle, al termine di questa solenne celebrazione desidero salutare i pellegrini provenienti dall'Italia e da vari paesi con un deferente pensiero per le delegazioni ufficiali. In particolare saluto i fedeli delle diocesi di Brescia, Milano e Roma. Legate in modo significativo alla vita e al ministero di Papa Montini. Tutti ringrazio per la presenza ed esorto a seguire fedelmente gli insegnamenti e l'esempio del nuovo Beato. Egli è stato uno strenuo sostenitore della missione Agentes.
ne è la testimonianza soprattutto l'esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi, con la quale ha inteso risvegliare lo slancio e l'impegno per la missione della Chiesa. E questa esortazione ancora è attuale, ha tutta l'attualità. È significativo considerare questo aspetto del pontificato di Paolo VI proprio oggi che si celebra la giornata missionaria mondiale. Prima di invocare tutti insieme la Madonna con la preghiera dell'Angelus, mi piace sottolineare la profonda devozione mariana del Beato Paolo VI. A questo pontefice il popolo cristiano sarà sempre grato per l'esortazione apostolica Marialis Cultus e per aver proclamato Maria Madre della Chiesa. In occasione della chiusura della terza sessione del Concilio Vaticano II. Maria, Regina dei Santi e Madre della Chiesa, ci aiuti a realizzare fedelmente nella nostra vita la volontà del Signore, così come ha fatto il nuovo Beato. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce Ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideibus defunctis, requiem aeternam donaeis, Domine. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domine. Qui feci cielo et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ti auguro buona domenica. Vi chiedo di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.